Picciotti di Sicilia tutto tondo, vi siete mai chiesti che cosa potete fare a Trapani in una sola giornata? Ve lo diciamo noi. Innanzitutto, con questo bel sole caldo dovete venire a mare, perché Trapani ha un mare bellissimo. E noi lo proveremo, ragazzi! Allora, Picciotti, nel frattempo camminiamo, siamo su Corso Vittorio e questo è uno dei corsi principali. Diciamo, noi la sera usciamo sempre qua, vero? Dove vai, signorina? Sempre sul Corso Vittorio, guardate qua cosa c'è, la chiesa dei Gesuiti, guardate quanto è bella. Bella, bellissimo amore. Alla fine di Corso Vittorio c'è questo splendido palazzo, Palazzo Senatorio. Picciotti, venite a Trapani per farvi una bella foto con questo bel canarino giallo e il mare qua dietro, fantastico, e anche il vento, perché c'è tutti i capelli al vento. Ma qua è un paese molto ventoso. Il vostro tour di un solo giorno a Trapani deve passare anche da qua, dalla Torre di Ligni, una torre costruita nel 1600 dove il Mar Mediterraneo e quello Tirreno si incontrano. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere che bellissimo panorama. Ecco qua il bellissimo panorama che si vede dalla torre, guardate qua. Il mare splendido e poi guardate da questa parte il mare mosso. Ovviamente a un certo punto dovrete fermarvi perché Trapani è una città molto calda e vi fate un bel aperitivo su questa piazza, piazza ex mercato del pesce, dove qua appendevano il pesce in queste sbarre che potete notare sotto i portici. E dove io ora faccio una pausa, sempre con cose siciliane. Esatto, sì, quindi un bel aperitivo direttamente con vista sulla piazza storica. Picciotti, un'altra tappa del vostro tour di un solo giorno a Trapani ovviamente deve passare da qua, dal mercato del pesce, dove il pesce viene venduto direttamente dalle barche. Guardate che meraviglia, Picciotti, guardate! Ma che c'è? Che c'è? Mamma mia! Ma è enorme! Quanto pesa? 7 kg. Tappa fondamentale del vostro tour di un solo giorno a Trapani è la cattedrale di San Lorenzo e ora ci stiamo per arrivare, venite con noi. Eccola qua, la cattedrale di San Lorenzo, forse la più bella di tutta Trapani, è stata costruita nel 1100 ed è imponente, veramente molto molto bella. Durante il vostro passeggiare nel centro storico di Trapani, ad un certo punto arriverete qua. Sì. Questa è la Porta Oscura, sì, la porta più antica di Trapani, e sopra la Porta Oscura, amore, che c'è? L'orologio astronomico. Ah, bellissimo! Pensate, Picciotti, che si pensa che questa torre fu costruita intorno al XIV secolo. Ora proseguiamo. Immancabile è la visita a questa chiesa, la chiesa del Purgatorio. Allora, Picciotti, pensate che all'interno della chiesa ci sono 20 strutture che rappresentano con delle statue la passione e la morte di Cristo. E queste statue che ora vi mostreremo vengono portate in processione ogni venerdì santo. La processione inizia alle 2 del pomeriggio e finisce alle 8 del giorno dopo. Quindi, Picciotti, entrate con noi. Il sole sta tramontando e qui a Trapani è d'obbligo venire alle mura di Tramontana per vedere il tramonto, Picciotti, guardate qua. E mentre passeggiamo, guardate qui, aspettiamo il tramonto e i trapanesi o i turisti ancora fanno il bagno al tramonto, che fortunati! Veramente fortunati!